Buonasera e ben ritrovati. Il Pescara vola al quinto posto in classifica. A soli tre punti dalla promozione diretta. Le pagelle di Pescara Padova e obiettivo sul Modena, prossimo avversario dei biancazzurri. Di questo e molto altro ancora, parleremo nella diciottesima puntata di Calcio Totale. Intanto, buonasera e benvenuto a Giovanni Tondo Donati. Ciao Giovanni, ciao Oscar e un saluto ai nostri telespettatori. E insieme salutiamo anche Massimo Mucciante che ormai avete imparato a conoscerlo, l'autore delle belle fotografie che vedremo durante il corso della puntata. E vi ricordo inoltre che Calcio Totale potete seguirlo sulle frequenze di itv.tv, sulla voce dei pescaresi.net e su, su calciototale.eu A questo punto è davvero tutto: si può davvero partire! Dicevamo in apertura: il Pescara vola al quinto posto in classifica a tre punti dalla promozione diretta. Quarta vittoria consecutiva. E tra due partite c'è l'Empoli capolista. Il campionato del Pescara comincia dunque a diventare molto interessante. La quarta vittoria consecutiva colloca infatti la squadra biancazzurra al quinto posto in classifica, a tre punti dal Palermo e dunque dalla promozione diretta. Una posizione impensabile fino a qualche settimana fa, che i ragazzi di Pasquale e Marino hanno raggiunto grazie a una serie di prestazioni positive che lasciano ben sperare anche per il futuro immediato, al giro di boa del campionato e alla lunga sosta invernale, mancano due partite. Due partite che possono ancora migliorare la già buona posizione di classifica. Prima il Modena in trasferta, una squadra che ha subito gli stessi gol del Pescara, 22, ne ha segnati 7 di meno, però. E poi l'ultima partita tra le muri amiche, prima della lunga sosta invernale, contro l'attuale capolista Lempoli ha subito 8 reti in meno del Pescara e ne ha segnate 29 contro le 30 di Brugman e compagnia. Contro il Padova dicevamo grande prova di maturità tecnico-tattica, infatti la gara contro il Padova che il Pescara avrebbe però dovuto e potuto vincere con meno difficoltà ha svelato una squadra ormai cinica e matura per il salto di qualità. Nemmeno il rigore sbagliato da Maniero o parato da Mazzoni ha cambiato l'assetto tattico e mentale dei ragazzi di Pasquale Marino, una partita giocata sempre alla ricerca del risultato, con buone trame di gioco e buoni spunti individuali. Una squadra dunque ormai consapevole dei propri mezzi e sicura nell'amministrare il risultato, mai in balia dell'avversario. Belardi, Zauri, Schiavi e Rossi è Gioventù, Capuano, Brugman, Zubaric, Politano, ma anche Balzano e eh, Maniero con Ragusa. Una squadra dunque in grado di poter durare nel tempo, soprattutto se in primavera dovessero arrivare i risultati che, in tanti, qui a Pescara, in riva all'Adriatico aspettano. Il mercato di gennaio deve dunque servire per rafforzare una squadra già molto competitiva, per realizzare un'impresa che non sempre riesce, cioè tornare in Serie A dopo solo un anno di B. Occorre però che affinché questo avvenga, che si colvi la lacuna numerica del centrocampo. Serve un calciatore in mezzo al campo, meglio sarebbe prenderne due. Perché gli, gli infortuni congiunti di Nielsen, Rizzo e Viviani hanno dimostrato che per quel settore occorre rinfoltire la rosa. Sarebbe un peccato, infatti, se nel momento topico del campionato dovesse verificarsi nuovamente un'emergenza come quella di queste ultime giornate, risolta brillantemente da Marino con l'inserimento di Zuparic in un ruolo non suo. Bisognerà evitare però lo sciagurato mercato invernale dello scorso anno. Che portò a pescare calciatori che non diedero nessun contributo positivo alla causa. Dai propri errori si impara, e certo Daniele Sebastiani, Danilo Iannascoli e tutto lo staff biancazzurro faranno tesoro degli errori nello scorso anno. Nel frattempo, buon Natale a tutti da calcio totale. Giovanni, allora che dici? Ti trova d'accordo questa mia disamina della partita e in generale del, del campionato del Pescara? Sì, 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 sono d'accordo. Oscar, ho visto anche insomma, i voti di eh, calcio totale, non c'è eh, nessuna insufficienza, È difficile trovare uno che abbia giocato male nella gara contro il Padova. Parlavi di mercato di gennaio, Marino, come ben sai. Ha chiesto rinforzi in mezzo al campo, arriveranno probabilmente due centrocampisti perché non si conosce ancora il futuro di Federico Viviani, che ormai fermo già da un po', chiuso anche da Brugman, non soltanto dall'infortunio collaterale. Si è parlato tanto nei giorni scorsi del possibile ritorno di Cascione, il gol segnato dall'ex capitano del Pescara contro la regina potrebbe indurre Bisoli a a fare ancora più resistenze di quelle messe in atto negli ultimi tempi, il calciatore vorrebbe tornare a Pescara, il DS del Cesena, Rino Foschi, non è d'accordo, non sarà una trattativa semplice, indipendentemente da Cascione si valutano altri centrocampisti, ma comunque il settore che necessita maggiori interventi è proprio quello. Un'altra nota positiva è il gol di Cutolo, questa mattina leggevo l'intervista al suo procuratore che si chiama Paolo Palermo. Paolo Palermo ha detto che i fischi per Cutolo sono stati ingenerosi: i fischi che ha ricevuto l'attaccante napoletano dai tifosi del Pescara negli ultimi tempi. Cutolo che ha giocato poco nelle ultime gare, però si è fatto trovare pronto, è entrato con lo spirito giusto, era già successo anche a Lanciano. È chiaro però che avendo Politano e Ragusa, Oscar, ne abbiamo parlato tanto durante le nostre sì. eh, trasmissioni: insomma, non era difficile per Marino eh, cambiare quei due interpreti no? con Napolitano e Ragusa il Pescara ha di certo maggiore equilibrio davanti perché corrono sì, tantissimo danno poi... una mano in fase difensiva l'ho detto anche Capuano nel dopogara gli attaccanti aiutano parecchio la fase difensiva inizia proprio da loro e per noi diventa tutto più facile sì ma poi su questa cosa diciamo dei, dei fischi ingenerosi insomma il pubblico paga vede uno spettacolo se un giocatore non, non si comporta bene c'è il fisco come quando un tenore stecca in, all'interno di un'opera lirica, io non ne farei un dramma, insomma, è così come la brutta abitudine quando oggi sui campi di calcio si vede un giocatore che fa un lancio lunghissimo, fuori misura, i giocatori, il giocatore che avrebbe dovuto ricevere il pallone applaude, ma io secondo me dovrebbe rimproverargli di aver fatto un, un errore. Cutolo è stato fischiato quando non, ha, non si è espresso secondo quelle che erano le aspettative ed è stato giustamente applaudito quando invece ha dato il suo contributo come anche calcio totale ha fatto e ti passo la linea e chiederei alla regia di mettere in linea le pagelle così andiamo a vedere subito e direttamente chi sono stati i migliori in campo di Pescara Padova a te Giovanni. Perfetto. Allora, dicevo prima nessuna insufficienza, allora andiamo a leggere i voti della redazione di Calcio Totale: Belardi 7, Brugman 7, Schiavi 7, Capuano 7. Rossi 7, Cutolo 7, Balzano 6,5, Zuparic 6,5, Ragusa 6,5, Politano 6, Maniero 6, Zauri 6, Mascara e Piscitella che sono entrati nei minuti finali senza voto. 7,5 invece è il voto per Pasquale Marino. Allora andiamo a leggere i giudizi perché secondo Calcio Totale il migliore in campo è Gaston Brugman, forse la sorpresa più gradita di questo. È campionato ancora una volta il migliore in campo in una partita che il Pescara poteva e doveva vincere con più tranquillità. Bravo sia in fase di possesso palla sia in fase di non possesso, è destinato a diventare un calciatore vero e soprattutto da grande squadra. Questo è invece è il giudizio relativo all'allenatore a Pasquale Marino, il voto più alto della stagione per Mister Marino anche se la partita non è stata la migliore della stagione. La squadra ha ormai una sua precisa fisionomia tecnico-tattica e un equilibrio che... Considerando i tanti giovani schierati in campo è il miglior risultato che l'allenatore siciliano potesse sperare. Il recupero di Piscitella, Rizzo, Nielsen e Viviani, unitamente a un rinforzo a gennaio, potrebbe trasformare il Pescara nella squadra da battere. Bravo e concreto, ha cambiato marcia Oscar questo Pescara, sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove giornate, merito chiaramente anche di Pasquale Marino. Sì, mi sembra una squadra adesso molto quadrata, forse non molto spettacolare come eravamo abituati a vederla all'inizio del campionato, però molto concreta, gioca un calcio abbastanza piacevole, eh, eh, vince con regolarità, le quattro vittorie consecutive stanno lì a testimoniarlo e non è, è destinata tendenzialmente a crescere, anche perché come eh, dicevi prima sollevando giustamente Diciamo un minimo di critiche da parte del procuratore di, di Cutolo, non solo Cutolo ma anche Mascara sono due calciatori che erano molto attesi a pescare e che per il momento non hanno dato il contributo sperato e desiderato. Ovviamente Perfetto. tutti noi ci, ci aspettiamo in primavera un contributo decisivo, quando le partite conterranno davvero, dell'esperienza di Mascara, ma perché no anche dell'esperienza di Cutolo, direi. Perfetto Oscar, allora direi di voltare pagina e posso così lanciare il tema tattico. Il Pescara dunque con il Padova scende in campo con il suo ormai abituale 3-4-3. E Berardi tra i pali, Schiavi, Zauri e Capuano sulla linea di difesa a centrocampo. Rossi e Balzano sulle fasce. Zuparic e Brugman al centro del campo. Zuparic, ormai compagno fisso di Brugman a centrocampo. In attacco il Tridente, titolarissimo direbbe, direbbe qualche altro allenatore. Politano, Maniero, Ragusa. Questa settimana, Giovanni e cari telespettatori, andiamo a vedere tre azioni e due in particolare che evidenziano la, il grande contributo che a questa squadra sta dando il capitano Antonio Balzano. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla, dalla, prima, dalla prima azione di gioco. Chiedo alla regia di darmela sì a tutto schermo. è una palla recuperata da Capuano che incontreremo ancora più avanti nello svolgimento della gara che eh, porge la palla a Brugman. Come vedete in un fazzoletto di campo ci sono quattro giocatori del Padova che attorniano eh, Capuano e Brugman. Brugman con la sua grande capacità si gira e passa la palla a eh, Ragusa che con uno scatto dei suoi eh, riparte e andrà a concludere in porta. È un'azione che ho voluto far vedere perché... Oltre alle azioni canoniche del Pescara, che, di cui vedremo due, due esempi adesso, che si sviluppano sulla catena di destra e di sinistra, un altro eh, diciamo, elemento, un'altra novità tattica di questa squadra è questa grande capacità di verticalizzazione che ha dimostrato Brugman. Quindi, ogni palla recuperata a centrocampo diventa sempre un'occasione per rilanciare l'azione. Andiamo a vedere la seconda azione, anche questa la metterei subito a tutto schermo. E qui notiamo una cosa molto interessante, ancora una volta Capuano recupera palla su un cattivo rinvio di un difensore del Padova, la porge a Balzano e qui vediamo un'azione tipica del Pescara. Balzano allarga sulla destra per Politano e poi con la linea blu, guardate, Balzano va a compiere la sua solita sovrapposizione sulla fascia destra e Politano invece fa quella che possiamo considerare l'azione alla Politano, cioè... Passa, parte sull'out di destra, cambia ritmo e passo, e di sinistro va a tirare. Tra l'altro, questa è l'azione in cui una deviazione del, di un difensore patavino farà andare a impattare la palla contro il palo. Quindi un'azione che avrebbe potuto portare in vantaggio il Pescara. Andiamo all'ultima azione che vedremo questa settimana. È un'azione che è Evidenzia ancora una volta la grande capacità tecnico-tattica di Antonio Balzano. C'è una palla in questo caso recuperata da Andrea Rossi, serve la palla a Ragusa, Ragusa si gira e la passa a centrocampo a Brugman. Come vedete il metronomo del Pescara fa partire una palla con il contagiri e Balzano che nella parte di partenza era nel cerchio di centrocampo si fa trovare subito pronto con la sua solita sovrapposizione sulla destra. Direi, Giovanni, che questa, questa, questa settimana abbiamo voluto dedicare un omaggio al grande capitano del Pescara, Antonio Balzano. Questa di Balzano è sicuramente una delle caratteristiche più importanti di questo Pescara. Balzano sulla destra, ma abbiamo visto nel secondo tempo di Padova anche Rossi sulla sinistra rappresentano davvero una grandissima qualità di gioco di questa squadra. Sì, sono d'accordo. Balzano che finalmente sta tornando ai suoi livelli, ai livelli a cui aveva abituato i tifosi del Pescara dopo un periodo di appannamento, causato, però lo diciamo ancora una volta da qualche acciacco. Balzano convive praticamente da due anni con un problemino alla caviglia, ma lui insomma, è un leone, quindi non abbandona mai la barca, insomma, non si rifiuta mai di scendere. In campo, sì, non direi, so direi, sì, Gio sì. direi Giovanni che Antonio Balzano. Sicuramente forse il migliore acquisto di questi ultimi anni del Pescara, perché è un giocatore di totale proprietà del Pescara, a differenza di molti altri giocatori bravi che sono arrivati, in presto, sicuramente si può annoverare tra i migliori acquisti di sempre di questa squadra. Un giocatore che nell'anno della promozione è stato la rivelazione di quel campionato, in Serie A in un campionato disastroso, comunque ha dimostrato di sapersi far valere e quest'anno sta dimostrando tutto il suo valore l'attaccamento alla maglia con sì. appunto, dicevi tu, convivendo con un dolore fastidiosissimo alla caviglia, ma dimostrando sempre e tutte le partite di essere uno dei migliori in campo. Direi Giovanni che possiamo passare al punto sulla Serie B con i risultati e le classifiche. Perfetto, ieri si è completata la diciannovesima giornata di campionato con il posticipo Avellino Modena, ha vinto la squadra di Rastelli. 2-1, reti di D'Angelo e Galabinov, poi Babacar nel finale ha accorciato le distanze. Andiamo a vedere il quadro completo della diciannovesima giornata. Ternana Trapani era l'anticipo insieme con la gara del Pescara, Ternana eh, Trapali 0-2, Pescara Padova 1-0, Brescia Varese 4-2, Carpi Palermo 1-0, Cesena Regina 3-1, Cittadella Bari 1-1, Crotone Juve Stabia 1-1, Novara Empoli 0-1, Siena Latina 1-0, Spezia Lanciano 2-0, Avellino Modena 2-1. E questa è la nuova classifica che vede in testa. L'Empoli di Sarri con 36 punti, segue il Palermo a quota 34, Avellino 33, Crotone 32, Pescara 31, Lanciano 30, Cesena 29, Siena e Spezia 27, Brescia, Varese, Trapani e Latina 26, Carpi 24, Modena 21, Bari e Novara 20, Ternana 19, Cittadella 18, Padova 17, Regina 13, chiude la Juve Stabia a quota di. 9, dicevamo bella vittoria del Trapani che sale molto in classifica a quota 26 che spugna Terni e mette nei guai il Toscano che per ora però è confermato sulla panchina eh, Umbra da segnalare la sconfitta che ha lasciato in dote tante polemiche, quella del Palermo sul campo del Carpi Carpi che sarà ospitato dal Lanciano nel turno di giovedì, si giocherà lo ricordiamo nel giorno... Di uh, Santo Stefano, quello che in Inghilterra si chiama. Boxing Day, ore 15, tutte le gare alle ore 15, dicevo Carpi Palermo 1-0, rigore molto molto contestato dai siciliani per fallo di mano di Prelà, che nella Cosina è stato anche espulso e il Palermo ha presentato proprio qualche ora fa ricorso a, giu, al giudice eh, sportivo. Per quanto riguarda invece il Cesena, torna a vincere dopo due mesi la squadra di Bisoli, lo dicevo anche prima, gol di Cascione eh, dell'ex Bianco Azzurro Cascione, importantissima anche la vittoria. Dell'Empoli che ferma la corsa del Novara di Calori, ancora in gol Maccarone, vittoria di misura anche per il Siena 1-0. Terzo gol in campionato di Rossetti, che è un giovane proveniente dalla Primavera. Cade invece il Lanciano sul campo dello Spezia, gara equilibrata per 65-70 minuti, equilibrio rotto da. Bovo, qualche minuto prima il lanciano aveva preso la traversa con Falcinelli. Sconfitta comunque immeritata per gli uomini di Baroni. A te, Oscar sì, direi che la considerazione su questa giornata, Giovanni. Innanzitutto è quella che riguarda il Pescara. Il Pescara consegue la quarta certo. vittoria consecutiva, una striscia eh, importante che colloca la squadra di, Pes di Marino, ormai eh, tra. Le favorite di questo campionato perché eh, questi risultati non arrivano, non sono arrivati casualmente, ma attraverso una sicurezza, una tranquillità di gioco che all'inizio del campionato era un po' diciamo, ritenuta da tutti una delle armi più importanti di questa squadra. E comincia a preoccupare invece la situazione del Lanciano perché, se è vero quello che dici che è stato diciamo, abbastanza sfortunato nell'ultima nell partita, però. La stessa cosa eh, hanno sostenuto nella partita contro il Pescara, io direi che probabilmente la sosta non potrà che fare bene a Lanciano rivedere i suoi programmi di inizio, inizio stagione e lavorare concentrati per conseguire quello che rimane l'obiettivo più importante per la formazione frentana, cioè quello di raggiungere il più presto possibile una tranquilla salvezza. Non so se tu sei d'accordo con me Giovanni su questo tema. Ah, il Lanciano visto alla Spezia. Secondo me può rassicurare un po' i tifosi. Non dico che Lanciano arriverà primo o secondo in classifica. Però ha giocato alla pari. e Non era facile perché la Spezia è sicuramente, ha sicuramente uno degli organici migliori della Serie B. Eh, non dimentichiamo Oscar che c'erano tante tante assenze importanti. Parlo di Buchel, di Dicecco, di Mammarella, di Tiam, di Amenta, di Sepe. Insomma. Eh, di questi Baroni potrà utilizzare giovedì contro il carpi. In casa potrà recuperare eh, Sepe, eh, no, Sepe no perché ha un altro turno eh, di eh, squalifica, ma dice ecco, bucca le mammarella forse rientrerà anche a Menta. Eh, di certo qualche problema c'è, qualche problema c'è soprattutto in attacco perché Lanciano segna pochissimo e io non escludo l'arrivo di un attaccante che possa assicurare quei gol necessari per raggiungere eh, quota 50, ovviamente la quota di cui parla se, spesso Baroni, che è la quota eh, salvezza e poi magari sognare mh, qualcosa. Eh, in più eh, non so Oscar se vuoi aggiungere qualcosa sulla Serie B in generale perché l'Empoli comunque è prima in classifica lo abbiamo detto, sarà l'ultima gara del girone d'andato, l'ultima gara dell'anno Pescara-Empoli di 29 ne dicembre su, ne parleremo tra poco dopo, magari direi che... giusto due parole su Zamparini perché sì. è, ha fatto il solito show dopo la partita Carpi-Palermo 1-0 Zamparini si è ripresa con il direttore di gara eh, parlando insomma di un torto eh, che può essere ricondotto al licenziamento del papà dell'arbitro che era un ex dipendente dello stesso Zamparini Vabbè, questo, diciamo, Gli arbitri, Io questa vicenda diciamo, tutta interna all'entourage di Zamparini pe penso che poco possa interessare diciamo, gli sportivi del resto d'Italia di certo la classe arbitrale è molto scadente sì, tanti e, errori, questo è vero. Molti è vero. errori. E, 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 diciamo, eh, chi ragiona in termini politicamente corretti, dice che gli errori a inizio e fine campionato si compensano. Io, francamente, dopo gli scandali e ripetizione che, che si sono succeduti, non ho moltissima fiducia. Eh, diciamo non solo nel calcio, ma in generale nei, nei confronti della società italiana. Penso che il calcio è malato e gli arbitri, essendo una componente importante del calcio, secondo me. Eh, sbagliano sicuramente mo, alcuni in malafede, ma molti sbagliano non in malafede, ma perché ci sono delle cose diverse sotto, eh, sentenze passate in giudicato lo testimoniano. Questa vicenda diciamo, di Zambarini, se diciamo, dovesse risultare poi vera, sarebbe diciamo, umanamente deprecabile da parte dell'arbitro, perché, francamente, un arbitro quando entra in campo rappresenta non solo l'equilibrio tra due squadre ma rappresenta anche un po' la credibilità delle istituzioni di questo certo. paese che in questo momento non riscuotono certamente di eh, grande consenso da parte dei cittadini direi Giovanni mancano eh, 4 minuti alla fine della trasmissione dobbiamo vedere come si schiererà il, pa il Modena in campo contro il Pescara e poi dobbiamo spendere anche due parole per l'Empoli capolista direi quindi alla regia di mandarci eh, la formazione possibile eh, del Modena o meglio quella che è stata schierata sì. nella scorsa partita e a te però un commento su come, gio dici come gioca il Modena Perfetto, allora negli ultimi tempi Novellino, allenatore esperto alla guida del Modena sta utilizzando il 3-5-2 questa è l'ultima formazione schierata Pinzoglio, ex Biancazzurro tra i pali Cionec, Zopoli e Potenza in difesa Molina, Bianchi, Rizzo Salifu e Garofalo a centrocampo. La coppia d'attacco è quella formata da Mazzarani e Babacar. Contro il Pescara potrebbe giocare Manfrin al posto di Potenza in difesa, Dallabona al posto di bianchi e tornerà Signori al posto di uno tra Rizzo e Salifu, Francesco Signori che è un centrocampista molto molto bravo tornerà perché ha scontato la squalifica, Modena però Oscar è una squadra in evidente eh, difficoltà, se il Pescara nelle ultime nove gare ha conquistato sette vittorie e due pareggi ebbene il Modena ha vinto soltanto una volta tre volte ha pareggiato e addirittura ha perso 5 gare delle ultime nove precipitando praticamente in classifica dalla zona playoff a eh, un passo dalla zona eh, playout. Dicevo, 5 vittorie, 6 pareggi, 8 eh, sconfitte in totale per la squadra di eh, Novellino, che ha realizzato 23 gol, eh, dei quali 9 messi a segno da Kuma Babacar, che sicuramente è un attaccante molto, molto... Sì, eh, ma direi Arrivo... forse... Giovanni, è la coppia d'attacco la parte più importante di questa squadra, Babacar eh sì, e Mazzarani. Per... Mazzarani è stato un giocatore che ha promesso bene per tanto tempo. Sì, sì, Andrea Mazzarani molto molto bravo, ma anche Babacar, Oscar, insomma, in passato in Serie A con la Fiorentina. Peraltro Babacar arrivò in Italia qualche anno fa, aveva credo 16 anni, arriva pro proprio a Pescara, era il periodo in cui la Società Bianco-Azzurra... Non aveva tanto denaro in cassa, c'era una forte crisi eh, societaria. Tant'è che il calciatore africano non, eh, essere, eh, non fu tesserato. E poi fuggì di notte e andò a Genova. Quando Cettio Di Mascio, allora responsabile del settore giovanile del Pescara, venne a sapere eh, questa eh, vicenda, chiamò eh, Bollini, ex allenatore, della primavera, ex allenatore della primavera della Fiorentina il quale chiamò Corvino e poi la Fiorentina lo soffiò al Genova. Insomma, una storia con eh, qualche dispetto e qualche story. curiosità. Sì, sì. Una spy story. Senti Giovanni, questa, noi andremo, questa partita si giocherà, come hai detto tu, il giorno di Santo Stefano, poi dopo tre giorni si giocherà l'ultima partita, l'ultima regione di andata e noi andremo in onda regolarmente lunedì prossimo, che è 30, però commentando due partite, la seconda delle quali è quella contro l'attuale Capolista l'Empoli, proprio in chiusura c'hai cioè 30 secondi per darci una battuta fulminante sull'Empoli. Sì, Oscar 4-3-1-2, il modulo utilizzato dall'ex allenatore del Pescara, attuale tecnico dei Toscani, Maurizio Sarri. Inutile ribadire, l'abbiamo detto già tante volte al calcio totale: Maccarone-Tavano è forse la migliore coppia che questa eh, Serie B mostra in Questo campionato 19 gol sui 29 totali sono stati realizzati dai due attaccanti. 11 ne ha fatti Tavano, 8 maccarone. A te Oscar va bene, io direi che anche per questa settimana abbiamo intrattenuto i nostri telespettatori, coloro che ci seguono, diciamo, con grande passione dall'inizio del campionato. Direi Giovanni che non ci resta insieme a te e ad Andrea Di Renzo che ci supporta tutte le settimane di itv.tv, di augurare buon Natale a tutti i telespettatori che ci seguono, ma anche a quelli che non ci seguono ovviamente, e eh, speriamo di raccontare altre due vittorie del Pescara nell'ultima puntata di quest'anno, poi però noi non andremo in vacanza come i giocatori del Pescara e della Serie B per 20 giorni, ma stiamo mettendo a punto due puntate speciali che manderemo in onda in diretta durante la sosta del campionato, però non vogliamo aggiungervi nulla di più. Per il momento, buon Natale a tutti e arrivederci a lunedì prossimo. Auguri a tutti.